Buongiorno, buonanotte, buongiorno. È domenica 23 aprile, sono le 3:46. Scusatemi. Via Allende. Zona industriale, dove io ho iniziato a destra in fondo, dove c'è quell'ufficio, a lavorare a 15 anni come fresatore, e ho dato un'occhiata. C'è buio, però un po' si vede. Tanto domani mattina questo schifo lo vedo meglio. Ho dato un secondo il terzo passaggio, che è la grande CEM di Melignano. Vede, ma fa finta di non vedere. Ora, questo è lo schifo che si vede pochissimo, logicamente. C'è il lampione, c'è un lampione qui, un lampione là. C'è solo la luce artificiale. Non c'ho la torcia dietro, l'ideale sarebbe avere una torcia. Comunque adesso vi faccio vedere comunque quello che ho raccolto qui, siamo sui 10 metri di roba, tutta roba sotto questo cespuglio, che logicamente qui si vede solo la catena, ma è una pianta con delle spine, che comunque stamattina sono sicuro che ci sarà ancora questo schifo, così ve lo faccio vedere meglio. Perché io vado sotto col cellulare, la vedo, riesco a tirare su quello che riesco e posso, perché anche questa pianta qui punge, e con i guanti, giustamente, cerco di arrivare fino a dove posso, tirare su più grosso, non posso entrare all'interno lì, cioè con la giacca che ho, cioè. Da qui bisogna entrare con una tuta di plastica qui, cioè, questa è roba che da anni, non è nata oggi o ieri o un anno fa, da anni, però loro sperano che questa pianta, che non ha una bella faccia, almeno sotto, perché sotto è tutta secca e vuota, è secca, mezza morta perché è piena di immondizia. Comunque di giorno vi faccio vedere ancora lo schifo che c'è sotto questa area. Che logicamente deve essere tenuta pulita, che sia privata o pubblica, deve essere tenuta pulita. Allora, qui si tratta di degrado ambientale attentato alla salute pubblica, e quindi questo schifo, quel poco che è riuscito a vedere, anche lungo questo marciapiede, che fa parte, appunto, questa è un'area pubblica, qui diciamo che è privata, però l'ambiente non è né pubblico né privato, l'ambiente è di tutti gli esseri viventi. Ora ho fatto il mio passaggio, io l'ho messo qui, non proprio in mezzo alla strada che è larga, qui per circa un paio di metri, così domani mattina o quando hanno voglia la raccoglieranno, perché gliela metto in mostra, in vista, perché qui logicamente fanno finta di non vedere, o non hanno voglia, o non hanno disposizioni, e me la prendo sempre con i responsabili, si intende. Se gli dicono di non pulire qui, devono eseguire le disposizioni che i responsabili che stanno in comuni uffici con l'aria condizionata a schiacciare i bottoni, a sfruttare le persone al massimo ribasso fino alla morte, spremendole come limoni. Se gli dicono di non fare questo, non lo devono fare, devono fare altro, pulire le strade, spesso la carlona, però devono fare quello perché l'ambiente è una cosa non è importante. L'immondizia sotto una pianta, un albero che ci dà la vita, è un insulto. È un insulto.
Poi va bene, il classico erbaccio, va bene. Marciapiede fatto da Carlona, per non parlare dell'asfalto, in condizioni da che neanche in Africa, però, senza offendere gli africani, si intende, neanche nei paesi sottosviluppati hanno un asfalto del genere. E qui ci sono ditte che pagano le tasse per avere delle strade e dei marciapiedi a norma, non con questi salti come qui di 2-3 centimetri o i buchi o